abbiamo ovviamente in maniera professionale cercato di assemblare quello che in questo momento, cioè 5 giorni fa, era possibile assemblare e vedere le condizioni fisiche della squadra attraverso dei test che prima non avevamo assolutamente effettuati. Mi riferisco a partite e a ritmi di allenamento più intensi, e quindi quello è stato il nostro specifico lavoro, anche perché ci ha aiutato a pensare esclusivamente a quello che dovevamo fare in campo e a non pensare a tutto il resto. Insomma, colgo proprio l'occasione, questi 5 giorni sono stati o 6 fondamentali per tante cose, per quello che mi riguarda, e però uno è emersa una cosa positiva, e questo lo voglio sottolineare, la certezza di avere un grande staff vicino a me, perché veramente, nonostante che siano giovani, quasi tutti hanno reagito da grandi, si sono messi subito in moto, resettando un pochino tutto quello che si poteva resettare e dandomi tutte le informazioni, tutti i contributi possibili, immaginabili, andando anche oltre. Quindi non ho avuto mai dubbi sul mio staff, ma devo dire che questi 6 giorni me li ricorderò per sempre, perché mi hanno dato veramente la dimostrazione di ragazzi puliti, veri e con grandissima passione, insomma, dove diventa veramente non difficile, impossibile capire quello che può venirne fuori. Quindi già di per sé i play-out sono 2 partite molto molto particolari sotto l'aspetto della preparazione, dove l'aspetto emotivo, nervoso conta tantissimo, dove l'aspetto fisico conta altrettanto. Quindi capite benissimo che queste 2 partite sono difficilmente pronosticabili. Quindi se mi chiedi, io ho fatto l'allenatore in condizioni da sempre, da quando ho iniziato questo mestiere, in condizioni normali, insomma, quindi avrei potuto dare non delle indicazioni, ma anche delle previsioni. Come non le considero così, ho fatto l'allenatore non in una condizione normale, almeno questo credo che mi debba essere, non a me, diciamo a tutti noi, essere riconosciuto, insomma. Poi ripeto, e quindi proprio in virtù di quello che dico, trovare oggi e capire quali saranno le prestazioni in queste 2 partite che si giocheranno mercoledì e domenica, quindi c'è anche poco tempo, diventa praticamente impossibile. Il primo giorno che sono venuto qua, la prima cosa che ho detto, resettare tutto. È inutile stare a pensare quello che è stato. Quello che è stato non conta più. Il focus deve essere sul presente. Il presente dice che domani sera abbiamo una partita, che domenica ne abbiamo un'altra. Tutti sanno l'importanza della gara e quindi non c'è necessità assoluta di caricarla ulteriormente. Quello che mi auguro è che il nostro pubblico ci faccia sentire per 90-95 minuti quel calore, quel grande calore che io so che la Rechi può esprimere e può dare a me, ai miei giocatori, ma soprattutto ai miei giocatori, questa forza di portare a termine questa impresa. Per quello che riguarda il discorso di quello che sta trapelando da Venezia, dove mancano giocatori, anche noi ci sono delle assenze, ma non, io sono abituato a lavorare e pensare con quelli che sono disponibili. Quindi non mi fido, l'ho detto all'inizio di questa conferenza stampa, non mi fido assolutamente dei guai del Venezia o di quelli che cercano di far capire per deconcentrarci. Conosco Cosmi, so che è un grande motivatore, conosco la squadra del Venezia, è un'ottima squadra, ma torno a ripetere, se noi siamo
come ho detto, compatti, aggressivi. Questo gruppo può competere contro tutti, può mettere in difficoltà chiunque.